Benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato a Eugenio Borgna, che è stato di mio ricevuto. Allora, clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli Studi di Milano, primario emerito di psichiatria dell'Ospedale Maggiore di Novara. Tra le sue pubblicazioni, I conflitti del conoscere, strutture del sapere e esperienze della follia dell'88, ma ne tralascio tantissimi, Malinconia 92, Il tempo e la vita 2015, La fragilità che è in noi 2014. È stato nostro ospite il 17 marzo 2004 con le intermittenze del cuore, l'8 aprile 2009 nei luoghi perduti della follia, l'8 aprile 2011 con la solitudine dell'anima, 8 febbraio 12 con l'elogio della depressione, 20 marzo 2013 per malattia del sonno e di follia, 2 aprile 2014 con la dignità ferita. Il 16 marzo è stato con noi, da noi con Parlarsi, la comunicazione perduta. Il 16 novembre del 16, L'indicibile tenerezza, In cammino con Simone Weil. Michele Zappella, qui con noi, è uno psichiatra. Attualmente insegna neuropsichiatria infantile nelle scuole di specializzazione dell'Università di Siena ed è consulente del Centro RET dell'Ospedale Versilia. Il tema che il libro offre oggi alla nostra riflessione è pur sempre quello della malattia mentale, del disagio psichico ed esistenziale. E anche qui l'autore mette in gioco se stesso e la propria esperienza di psichiatra lungo una vita. Ma il tono, rispetto ai lavori del passato, si fa più disteso, più colloquiale, talora quasi narrativo. L'ascolto gentile pone al centro della sua indagine alcuni casi clinici, tutti femminili, uno si chiama anche Anna, scusa la parentesi, dai singoli racconti per effetto di un percorso inverso, scaturiscono riflessioni anche sulle parole tematiche che da sempre a volte stanno a cuore, la fragilità, la gentilezza, la tenerezza, l'attesa, la speranza, la malinconia, la depressione, la solitudine. Affronta questi racconti clinici con la razionalità e la conoscenza del medico, sia anche con i sentimenti e il calore umano dell'uomo, consapevole che la psichiatria, oltre ai farmaci, ha bisogno della comprensione, della vicinanza, del riconoscimento, ma anche della poesia. Io passo subito il microfono a Michele Zappella.